ci sono dei momenti in cui ti rompi tutto quello che devi rompere, perché ragazzi, cosa vuoi parlare? Juventus 2-1. Non mi piace più, ragazzi, non mi piace più a vedere una Juve che gioca tanto per giocare. Non c'è emozione, non c'è stimolo, non c'è grinta, non c'è mentalità, non c'è un gioco, non c'è niente, ma siamo lì sempre a dire le solite cose, le solite ripetute cose. E io sinceramente mi sono rotto le palle. Scusate il francesismo, ma è inutile essere educati in ogni canale. Ragazzi, ogni youtuber, modo di dire, si esprime a modo suo. Non si può essere, bisogna essere anche dritti, no, bisogna essere dritti e diretti, in ogni video non bisogna stare lì a analizzare tutto, e perché ha giocato male e si poteva dare qualcosa di più, e Allegri ha fatto il suo, e i giocatori, e ti lamenti perché abbiamo vinto, e ti lamenti perché abbiamo perso, e ti lamenti perché abbiamo pareggiato. Ragazzi, io sinceramente non ho più voglia neanche di... Ragazzi, ho preso sonno al secondo tempo, non ho neanche visto il secondo tempo, perché sinceramente mi deprimo a vedere la Juve. Io piuttosto, ragazzi, io sto sinceramente cambiando un po' di stile del canale. Sicuramente io preferisco più a portare gameplay, che almeno un po' mi diverto di più, invece di parlare sempre delle stesse cose, ragazzi, sempre delle stesse cose. Fino a che abbiamo questo allenatore, ma cosa vuoi pretendere? Cosa vuoi pretendere di fare un bel gioco? Ragazzi, è sempre le solite dichiarazioni in conferenza stampa, non riusciremo mai a farci intendere che questo allenatore non va bene per la Juve. Fa schifo. Potrebbe essere il più divertente allenatore con umorismo proprio... sopra alle righe, tutto quello che volete, ma sinceramente, ragazzi, ci ha rotto proprio le scatole a non dare una qualche sensazione di dire: noi siamo la Juve e dobbiamo vincere, non perché ci chiamiamo Juventus, siamo obbligati a vincere. Ma cosa vuoi avere lo stile Juve? Allegri, cosa vuoi avere lo stile Juve? Che te sei solo un azionista. E basta. Ti interessano i soldi? Il riassunto di quello che stai facendo alla Juventus. Ma te ne sei accorto che non hai uno schema di qualcosa, non hai un qualcosa. I giocatori si passano la palla lenti, compassati, così. Adesso è andato in gol Vlahovic, si è un po' svegliato, ma svaluti anche Vlahovic. Ogni giocatore che arriva alla Juve deve essere sempre svalutato da questo allenatore, che sinceramente o non ci capisce niente, che ovviamente non si capisce mai niente, sul suo, però noi ci incazziamo, perché noi all'esterno vediamo di più gioco, sinceramente. Ragazzi, dai, stiamo qui a pesare le banane. Io sinceramente
Non trovo più gusto a vedere la Juve. Non ho più gusto di vedere la Juve. E cosa vuoi commentare? Sempre i post partita e conferenza stampa, e post partita, conferenza stampa, post partita, pre partita. Astra, astra. Abbiamo capito, abbiamo capito il succo di questo allenatore. L'abbiamo capito, non l'abbiamo, cioè, possiamo anche comprenderlo. Ma comprenderlo fino a un certo punto, ma comprenderlo non significa avere la, come si dice, la essere di non mi viene in mente di avere la capacità di sostenerlo questo allenatore, perché non ci capisce niente. Ragazzi, io chiudo qua il video, non vi dico di iscrivervi al canale, però ragazzi, dai, adesso andiamo a vedere queste ultime partite, però a fine stagione, una cosa, un nuovo cambiamento, un nuovo aria fresca, ragazzi, io ho sentito sempre aria fresca, però quando verrà l'aria fresca? Di una nuova dirigenza, un nuovo allenatore, una nuova mentalità. Quando? Non lo so. Ragazzi, ditemi la vostra. Tanto non sono il primo che dice queste cose qua, non sono il primo neanche l'ultimo che dice queste cose qui. Niente, ragazzi, ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, vediamo se vi piace almeno il gameplay che porto, che piuttosto mi diverto di più con il gameplay, sinceramente. E mi dite cosa ne pensate. Va bene? Ciao ragazzi, ma non mi piace assolutamente niente di questa Juve. Ciao ragazzi. Nah.